Allora, innanzitutto l'obbligo di girare a destra per quanto riguarda l'uscita dal parcheggio è ovvio, non è che se uno mette l'obbligo, c'è cioè una segnaletica verticale e una segnaletica orizzontale, non è per evitare che poi si torni a sinistra, quindi se vai in rotatoria si torna indietro. Lei quello che ha citato, mi viene in mente che se lei gira a destra e gira su Via Locatelli arriva al ponte senza fare i giri che ha detto lei, nel senso che gira in Via Locatelli, arriva in fondo e poi gira su Via Piazza Vecchia. E arriva direttamente a Vaprio, cioè voglio dire, girando, non è un giro, penso che, vabbè, anziché passare da via Matteotti, passa da via Locatelli, però adesso voglio dire, questo è, sì, ma voglio dire, no, siccome, no, ma siccome me l'ha fatto più lungo il giro e mi veniva in mente che c'è un giro più corto, ma questo adesso, ovviamente, questa è una nuova. E adesso il discorso di quell'uscita lì è per far entrare tutti da una parte che è questo del parcheggio e farli defluire tutti dall'altra. Poi magari darò qualcosa anche alle comunicazioni perché appunto per proteggere poi il discorso di scuole e poi nostra intenzione è anche chiudere l'accesso da via Caravaggio. Adesso lo chiudiamo in orario scolastico, vorremmo rendere permanente questa chiusura in modo che il deflusso delle scuole sia comunque protetto, almeno nell'intorno. Poi si viene a questo parcheggio o a quell'altro, e così pure come negli altri di corrispondenza fuori dalle sbarre e si portano i bambini a casa. Questo l'avevamo detto e lo stiamo realizzando. Sui singoli i casi di divieti e di uscite è ovvio che vanno visti nel loro insieme. Lei segnala questo, lo terremo in considerazione, però ripeto, non è che uno deve andare a fare per tornare indietro, gira a destra e a Vaprio ci arriva o taglia a sinistra verso via Caravaggio per tornare indietro. Sì, voglio dire, adesso questo tipo di uscita terminiamo i lavori sono terminati, vediamo come gira il traffico e poi se c'è da fare qualche. Ma non possiamo mettere la riga continua da una parte e discontinua dall'altra perché penso che non sia previsto dal codice della strada. Ecco, questo le voglio dire. Penso che. Sì, ma questo voglio dire sono 30 metri, uno arriva in rotonda e torna indietro per evitare una svolta a sinistra che soprattutto nelle strade provinciali è ben vista e ben voluta perché almeno non si incrociano flussi di veicoli, uno gira a destra, va in rotonda e torna indietro evitando magari di fare code per quelli che devono. Quando si esce dalla Conad, per esempio, anche lì non si può girare a sinistra, si gira a destra e si va in rotatoria. Cioè anche la Via Verdi esisteva anche prima che venisse messa la viabilità in questo modo, però penso sia una questione di sicurezza. Non è il diritto privato è diverso dal diritto pubblico, mi dispiace, no, il pubblico funziona un po' diversamente dal privato, qui non c'è nessuna privazione di nessun diritto, c'è solo un obbligo di svolta a destra come ce ne sono migliaia su strade statali, provinciali, città piuttosto che comuni, quindi è un nuovo modo di gestire la viabilità intorno alla piazza del municipio e al parcheggio limitrofo, adesso. Vediamo come funziona, poi per carità riceveremo altre segnalazioni, sarà in via sperimentale, vediamo che cosa succede. No, non lo so perché
questo mi sembra un discorso, ripeto, che abbiamo voluto per avere un unico ingresso e un'unica uscita. Andare rotatoria e tornare indietro, lato uscita si può fare, arrivando da Fara fa la stessa cosa, per andare a Vaprio, essendo in un cortile del centro storico, ritorna nel centro storico e arriva a Vaprio, poi per carità gira in piazza del Comune e torna indietro, l'abbiamo già detto, quindi non mi sembra che ci siano voglio dire molti giri strani da fare, sono 50 metri da fare in più, ecco, però vediamo poi. Sì, va bene. Beh, se lascia la macchina a casa e viene in bicicletta abbiamo risolto il problema, ha capito, non ci aveva pensato. Ah, ecco, ok, va bene, quindi va bene. Mi chiamo Giorgio Ricci e sono stato assegnato dall'Ufficio Territoriale di Governo di Milano per assistere voi consiglieri in questa seduta del Consiglio e per l'immediato prossimo periodo. Allora, diamo appunto il benvenuto al dottor Ricci. Grazie. Visto che sono le 21, cominciamo con l'appello nominale. Allora, è presente il sindaco Cerea, presente, Maria, presente. Crespi Patrizia, presente. Maria Tibaldi Pierluigi, presente. Pirovano Amanda, presente. Iperboli Nadia, Pisoni Gianluca, e assente con giustifica. Ciocca Mauro, presente. Spada Tiziana, presente.
Monzio Claudio, è presente. Cereda Pietro, Pirotta Graziano, è presente. Ciocca Matteo, Pirotta Teresa. Benissimo. Visto che abbiamo un solo assente, possiamo. Quindi la seduta è valida per poter iniziare la trattazione dell'ordine del giorno. Il primo punto prevede le comunicazioni del sindaco. Come primo argomento io volevo ricordare la scomparsa del Bono Galli, che è stato consigliere comunale per due mandati dall'80 al 90, e nell'85-90 è stato mio collega, e ho chiesto a Elisa di verificare più o meno dove ero seduto, me lo ricordo, comunque se non era lì era lì di fianco, e quindi abbiamo messo questo suo nome lì con quel cartellino per ricordarlo, e io vorrei ricordarlo anche con le motivazioni della benemerenza che gli abbiamo assegnato insieme a Martino Quirico lo scorso anno, per l'impegno assiduo nel gestire le difficili situazioni delle famiglie coinvolte nei problemi derivanti dalle dipendenze di ogni tipo che interessano i giovani, per la disponibilità sempre dimostrata a favore di coloro che hanno richiesto il loro aiuto non risparmiandosi personalmente. Ecco, mi sembra che questa sia una motivazione che ricalchi perfettamente lo spirito altruista e di volontariato di aiuto alle persone in difficoltà che Bono ha sempre dimostrato. Quindi per questo lo ringraziamo e non so, potremmo fare un minuto di silenzio. Io proporrei un applauso a Bono. E questa è la prima comunicazione che volevo dare. La seconda comunicazione, qui avete visto, come avevo già accennato la volta scorsa, i lavori in piazza sono, diciamo, terminati al 90-98%, c'è ancora qualche dettaglio. I parcheggi che abbiamo messo qui, abbiamo previsto anche, oltre al carico scarico, il parcheggio per portatori di handicap, abbiamo previsto anche un parcheggio rosa per le gestanti e per le mamme con bambini piccoli. Il codice della strada non lo prevede, quindi confidiamo poi sul buon senso di chi lo utilizzerà, e qui sotto tra l'altro c'è anche un ambulatorio pediatrico, quindi l'abbiamo messo qui sotto. Avete visto già in giro i vigili con, non è un'auto strana, è un'auto elettrica, completamente elettrica, ci stanno prendendo la mano, è quasi completamente finita di attrezzare, e installeremo due colonnine elettriche, poi lo dirò anche nella variazione di bilancio, che contiamo di farci pagare con la pubblicità che raccogliamo con questa convenzione che abbiamo fatto, e verranno collocate qui sotto. Sempre in tema di parcheggi e di parcometri, settimana prossima termineranno poi i lavori sugli altri parcheggi come segnaletica orizzontale e verticale, e quindi in virtù della concessione che abbiamo dato a questa ditta, che non mi ricordo più come si chiama, TPS o TSP, non mi ricordo più, partiremo con questi parcheggi a pagamento. Anche qui ci sarà una fase di sperimentazione per capire come si ridisporrà il traffico intorno a questa piazza, e capire se riusciremo poi nell'intento anche di agevolare l'utilizzo di mezzi alternativi. In particolare, l'ho detto prima l'intervento che ho fatto, questa piazza del municipio avrà, piazza del municipio e il parcheggio di Via Lodi, un unico ingresso, l'avete visto, e l'unica uscita che è quella su Via Lodi. La sbarra che c'è su Via Caravaggio a livello sperimentale la chiuderemo, salvo le utenze di servizio, quindi polizia locale, operai, accesso alla scuola materna per carico e scarico, e il resto verrà chiuso e confinato in modo che ci sia minor caos viabilistico proprio nell'intorno dell'ingresso e dell'uscita delle scuole. Un'altra comunicazione che volevo dare: abbiamo anticipato il suggerimento del
Presidente del Consiglio che dice che verificherà tutti i controsoffitti di tutte le scuole italiane, noi l'abbiamo già fatto qualche settimana fa. Il problema del controsoffitto che abbiamo alle scuole medie è che ci sono delle infiltrazioni d'acqua da sopra attraverso i lucernari che rischiano di inzuppare il controsoffitto e di farlo sfondare. Abbiamo già fatto un sopralluogo, abbiamo già i preventivi, sostituiremo i lucernari che stanno sopra e ripristineremo quella luce che è stata tolta con il controsoffitto, in modo che ci sia comunque la controsoffittatura e ci sia anche quella luce, e quindi risparmieremo anche poi in termini di energia elettrica, le aule torneranno ad essere più luminose, o meglio luminose come erano prima, ma soprattutto per una sicurezza, perché attraverso una trasparenza si vede se l'acqua viene, come si vedeva prima, se invece è tutto opaco l'acqua si infila dappertutto e poi scende il controsoffitto in un'unica soluzione. Assieme a questo stiamo anche provvedendo alle uscite di sicurezza delle scuole medie e quindi faremo questi lavori di manutenzione e di sistemazione. Sono le comunicazioni che volevo dare. C'è qualcosa ancora? Ah, lo spazio gioco, vuoi dirlo tu? Ah, c'è l'apertura dello spazio gioco, gioca con, per le famiglie e i bambini da 0 a 3 anni, il sabato 5 novembre, quindi sabato prossimo, ci sarà l'open day con le iscrizioni dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso il centro polivalente di Via Vallazza, con un piccolo spettacolo teatrale e con una merenda, e quindi ci saranno tutte le informazioni sul servizio, sulle iscrizioni e sugli orari in cui verrà gestito il servizio, che sarà lunedì mattina e il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30, lunedì mattina per i bambini da 18 a 36 mesi e il giovedì mattina per i bambini da 0 a 18 mesi, quindi i genitori e i loro bambini sono invitati poi a partecipare a questo Open Day che sarà sabato 5 novembre, sabato 5 novembre, il 5 novembre che è sabato, ok, quindi abbiamo esaurito con le comunicazioni e quindi chiuderei questo punto all'ordine del giorno. Il secondo punto all'ordine del giorno recita: approvazione dei verbali adottati nella seduta del 39/2016. Allora, vediamo se ce li ha qui i verbali. Sono questi. I verbali sono il numero 56, comunicazioni del sindaco, il numero 57, approvazione verbali adottati nella seduta del 26/8/2016, il numero 58, variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e basta. Ok, questi sono i verbali approvati nella seduta del 39. Osservazioni? Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario e chi si astiene, gli assenti. Sì, sì, stiamo votando adesso, quindi si astengono. Teresa Pirotta, Pietro Cereda e Amanda Pirovano per assenza nella seduta del 30 di settembre. Ok, quindi abbiamo esaurito anche il punto 2 all'ordine del giorno. Il punto 3 all'ordine del giorno, interpellanza ex articolo 43 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, richiesta di risposta scritta e lettura nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, realizzazione isole spartitraffico per attraversamenti pedonali in via Fara SP184 bis, quindi è stata proposta dal gruppo Consigliari Uniti per Unire, quindi lascio la lettura dell'interpellanza. Prego. Allora, premesso che la Giunta Comunale ha approvato il progetto di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Fara,
ottenendo anche un finanziamento regionale, che per i lavori in oggetto è stato richiesto il nulla osta della provincia di Bergamo, ente proprietario della strada, nulla osta ottenuto in data 17 dicembre 2015 e registrato in comune di Canonica Dal dal 23 dicembre al protocollo 10739, che i lavori ad oggi effettuati, con scelte per nostro parere perlomeno discutibili rispetto all'utilizzo della carreggiata esistente, la demolizione di cordoli di separazione tra la pista ciclopedonabile e la carreggiata stessa, all'eccessivo restringimento della carreggiata e all'invasione da parte dei mezzi in manovra della pista ciclopedonale stanno creando maggiore insicurezza per gli utenti deboli della strada, interpelliamo il sindaco e l'assessore competente per chiedere se allo stato attuale i lavori devono considerarsi terminati e se la giunta comunale ritiene adeguati i lavori effettuati. Se i lavori sono stati effettuati in conformità al nulla osta provinciale autorizzativo dell'intervento, sia per quanto riguarda il dimensionamento della carreggiata che per ciò che riguarda la segnaletica utilizzata. E se sì, se si è ottenuto il collaudo finale e se invece altrimenti no, se è stata inoltrata ulteriore istanza alla provincia di Bergamo per autorizzare gli interventi di modifica. Allora, rispondo io e rispondo in maniera simmetrica alla risposta non ufficiale che avevo data l'altra volta. I lavori non sono ancora terminati, almeno quelli a livello autorizzativo della provincia sì, mentre i lavori di illuminazione e di sistemazione delle due carreggiate non sono ancora stati terminati. I lavori sono stati effettuati in conformità al nulla osta, è ovvio che il nulla osta è stato dato su un progetto, sulla carta. Si è verificato quando sono stati realizzati, e l'ho detto l'altra volta, che in due punti particolari dei due spartitraffico centrali ci sono dei restringimenti che vanno al di sotto di quelli previsti dal progetto. Quindi su questo l'abbiamo valutato con la polizia locale e con l'ufficio tecnico, quindi ci sono i tecnici che hanno redatto il progetto e che hanno richiesto un nulla osta. Quello che modificheremo lo modificheremo, come ho già detto l'altra volta, monitoreremo anche se lì c'è insicurezza per i pedoni. Ci sembra che in questo momento l'insicurezza, o meglio quei cordoli spartitraffico servono da rallentatori. Noi il progetto era per la messa in sicurezza non dei camion che passano e non delle auto che passano, e ne passano 5-6 mila al giorno, ma per l'attraversamento. E l'unico sistema per poter far rallentare i mezzi, non essendo previsti dei dossi, non essendo previsti su quei flussi di traffico, erano degli spartitraffico con dei che sono elementi di rallentamento. Ho già detto l'altra volta dove modificheremo e dove sarà necessario modificare lo faremo, però vi pregherei di vedere i lavori finiti con le illuminazioni sopra, con dei portali, dei cartelli laterali, e questi cartelli laterali potrebbero anche far eliminare qualche cartello centrale che, come ho detto l'altra volta, è ridondante rispetto alle necessità. Comunque su questo abbiamo tecnici e polizia locale, e alla provincia comunicheremo la fine dei lavori con le eventuali modifiche. Confidiamo di farlo prima ovviamente della brutta stagione, e quindi saranno lavori che faranno senz'altro entro la fine dell'anno. Questa è la risposta che mi sento di dare. Sì, io mi dichiaro non soddisfatto di questa risposta sotto un paio di profili. La questione dell'attendere la fine dei lavori non mi sembra una scelta corretta, perché, come tu stesso dici, i lavori che ancora sono da fare riguardano l'illuminazione, mentre
la sede stradale è quella e rimarrà tale. Ora, che ci sia stato un errore dell'ufficio tecnico è abbastanza evidente, perché comunque la quota che è indicata nel disegno è molto più grande rispetto alla larghezza della carreggiata, invece di 3,20 m è nel punto più stretto 2,58 m. E quindi io non so, auspico che l'ufficio tecnico trovi una soluzione nel correggere le dimensioni della sede stradale, perché adesso è non solo più stretta rispetto a quanto è previsto dal disegno, ma è anche più stretta dal minimo previsto dalla legge, perché la sede stradale può essere la più stretta 2,75 m. Ora io però non ne sto facendo una questione di centimetri, ne sto facendo una questione di sicurezza, perché la situazione come è adesso costringe gli automezzi pesanti a girare verso destra ed invadere parzialmente la pista ciclabile, cosa che mi sembra già di per sé molto pericolosa. Non solo, ma dopo aver invaso la pista ciclabile devono rientrare anche abbastanza repentinamente sulla sede stradale, perché sennò impattano contro il cordolo di cemento. Ora, questa situazione, io capisco che la finalità è quella di mettere in sicurezza i pedoni, ma la sicurezza dei pedoni non può essere lì, secondo me viene meno, perché nel caso in cui un mezzo pesante dovesse in ipotesi prendere il cordolo dalla pista ciclabile, potrebbe causare degli incidenti, potrebbe invadere l'altra corsia e fare un incidente con chi proviene da farlo. Non mi soddisfa neanche per le tempistiche, perché questa cosa era stata sollevata sin da subito, perché era evidente che c'era stato un errore, perché vi ricordate tutti che ad un certo punto la sede stradale era stata delimitata da quella, con quella striscia che aveva quell'andamento curvilineo assurdo e che poi è stato immediatamente corretto, e quindi era evidente che chi ha fatto la striscia si era attenuto ai disegni, era stato a 3,20 m dall'isola pedonale, quindi aveva dovuto fare questa pancia assurda che portava dritto a schiantarsi contro il cordolo della pista ciclabile. Poi è stato corretto, ma solo da un punto di vista grafico, cioè la linea a pancia è stata tirata dritta. Ciò non di meno la carreggiata rimane stretta. Ora la tempistica mi lascia un po' perplesso, perché finché si tergiversa su questioni che non comportano chissà che cosa, tipo non so, si è tergiversato un anno sulla questione dell'incompatibilità del consigliere comunale, e vabbè. Però qui si sta tergiversando, secondo me, già troppo su una questione che è importante, perché secondo me, io spero di no, però è possibile, se non probabile, che prima o dopo qualcuno si faccia male lì. Quindi chiederei di procedere velocemente o alla rimozione di queste isole pedonali, almeno le due più pericolose, di isole sparte traffico, almeno le due più pericolose, e di procedere poi a una revisione del progetto che riguardi il problema effettivo, cioè che la strada deve essere larga al minimo previsto dalla legge e soprattutto, lo dice anche il codice della strada, deve avere prima e dopo l'isola spartitraffico una larghezza costante. Io capisco che il vostro intento è quello di fare il restringimento e soprattutto un andamento rettilineo. Non si può costringere un mezzo pesante ad invadere la pista ciclabile per poi rientrare, sterzare bruscamente per rientrare verso la carreggiata. Quindi chiederei, per la sicurezza dei cittadini, che vengano rimosse, rivisitare un attimo il progetto, se il fine è quello di consentire ai pedoni di attraversare in sicurezza, ben venga, ma fatta così crea una situazione ancora più pericolosa di quella che c'era prima, sia per gli automezzi che per i pedoni. Allora, ripeto, lo faremo. Non è vero che faremo solo l'illuminazione, perché ho già detto che l'illuminazione della striscia eliminerebbe quei cartelli centrali che comunque sono motivo ottico di deviazione a destra, soprattutto per i camion che hanno l'altezza dello specchietto. Quindi quella selva di cartelli andrà rimossa e messo l'indispensabile molto più basso, e già quello a livello ottico
allargherebbe la visuale. Dopodiché verificheremo in quei due punti cui sappiamo, cioè, e faremo in modo che con una sistemazione o un restringimento dei corduli o con un raccordo tra due punti dei corduli in modo che la ricostruzione del cordolo in modo che venga esattamente secondo quanto previsto dal codice. Ripeto, adesso lo stiamo monitorando, lasciateci finire i lavori e lo faremo il prima possibile. Ecco, questo è quanto. Quindi io dico che questo punto può essere concluso. Il punto 4 all'ordine del giorno prevede interpellanza ex articolo 43 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, richiesta di risposta scritta e lettura nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, gestione centro anziani, centro sociale, comunicazione di rescissione anticipata della gestione da parte della Martesana Gestioni. Prego la lettura da parte del presentatori della interpellanza. Sì, presento io la interpellanza. Allora, premesso che esiste in canonica data la struttura del centro anziani sito in via Locatelli, che all'interno della struttura summenzionata si svolgono varie attività a favore della popolazione, in particolare anziana di canonica d'Adda, nonché via la presenza di un locale bar. Sempre premesso che nel corso dell'anno 2014-15 sono state presentate le seguenti interpellanze. Novembre 2014, maggio 2015, luglio 2015, settembre 2015, ottobre 2015, novembre 2015, riassunte nell'interpellanza del novembre 2015. Premesso che nel corso dell'anno 2016 vennero presentati ulteriori interpellanze discusse nei consigli comunali del mese di gennaio e di marzo relative all'esposto della Prefettura di Bergamo e alla prosecuzione della gestione del centro da parte della Martesana Gestioni. Premesso che l'amministrazione comunale ha assunto delibera numero 21 del 21 marzo 2016, che titolava Accordo per l'affidamento in concessione del centro sociale all'impresa Martesana Gestioni SRLS, approvazione, con cui veniva assunto atto transattivo e confermata la gestione del centro fino al 31 marzo 2017. Premesso che è stata presa visione della risposta della Martesana Gestioni alla richiesta di chiarimento da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 6 aprile 2016. Dopo tale risposta non risultano a protocollo ulteriori passaggi. E premesso alla fine che in questi mesi si è verificato l'indubbio decadimento del servizio offerto, gli orari di apertura variabili, l'incapacità di aggregazione sociale da parte dei gestori del centro, la difficoltà economica palesata più volte nelle comunicazioni società-amministrazione comunale, incapacità culminata nella comunicazione di disdetta da parte della società Martesana Gestioni a far data dal 1 novembre 2016, interpella il sindaco e l'assessore per chiedere, punto 1, se sia giunta al protocollo dell'ente qualche ulteriore comunicazione da parte dell'ANAC relativa alla prosecuzione di approfondimenti in merito all'assegnazione o alla chiusura del procedimento di verifica. Punto 2, se la Martesana Gestioni possa abbandonare la gestione del centro con così poco preavviso e se l'amministrazione intende applicare delle penali per questa rescissione anticipata dell'accordo, considerato che nella delibera di assegnazione non vi sono clausole in merito. Punto 3, se la Giunta Comunale abbia definito dal 1 novembre 2016 la scelta gestionale del centro e con quale modalità, fermo restando la necessità di garantire la prosecuzione dei servizi all'interno della struttura, e punto 4, se sia stata data risposta alla comunicazione della responsabile dell'area organizzazione generale dei servizi, di cui il protocollo 4579 del 9 maggio 2016, indirizzata all'ufficio tecnico comunale, e se si sia quindi definita la pendenza con il precedente gestore.
Ecco, allora qui ci sono messi insieme un po' di cose e si è fatto un po' un fritto misto tra gli aspetti legali di affidamento e gli aspetti gestionali, perché da una parte si dice questo è incapace e dall'altra però si dice ma se va via prima allora che cosa succede? Io rispondo semplicemente con la risposta pervenuta e protocollata in data 22 ottobre da parte della Martesana Gestioni, con la presente vi informo che a parziale rettifica della nostra PEC del 10 ottobre 2016 continueremo a onorare l'accordo sottoscritto in data 21 marzo 2016 tra la scrivente Martesana Gestioni e codesto comune sino alla naturale scadenza. Il tutto salvo imprevisti, naturalmente con risarcimento o compensazione da parte del Comune di Cronica D'Adda delle quote millesimali di utenze energetiche a tutt'oggi pagate dalla nostra società, già comunicatevi con nostra PEC del 31 agosto 2016. Vi ricordo che la nostra società è per legge una società di lucro e non una società di beneficenza. Cordiali saluti. Detto questo, la parte di affidamento in quella transazione è solo di una gestione di un bar, quindi il fatto che l'aggregazione, il sociale eccetera eccetera, quello smontato il primo bando, come voi ben sapete, quella è la gestione di un bar, che poi uno sia capace o incapace a gestire un bar, su questo non ci entra l'amministrazione e su questo potrei eccepire anche magari sulle precedenti gestioni. A proposito di precedenti gestioni, e abbiamo un contenzioso di affitti non pagati e contestati che ci sono gli uffici che stanno cercando di recuperare il dovuto, quindi questa è la situazione. Nella fattispecie il motivo della protesta era che, essendo venuto meno il discorso della gestione globale, ma avendo ancora in carico le utenze degli ambulatori e non avendo ancora ricevuto questa compensazione, questo era uno dei motivi della protesta, perché questo è quanto. Quindi da questo punto di vista abbiamo tempo fino al 31 di marzo per preparare un altro bando, vedremo come impostare il prossimo bando, se sarà ancora un bando commerciale o un bando sociale, verificheremo alla luce ovviamente delle possibilità e di chi vorrà aderire a questo bando, ci saranno le condizioni per farlo, comunque studieremo anche questo tipo di soluzione. Quindi questa è la mia risposta, dopodiché non mi risulta che siano arrivate altre comunicazioni, anche perché sarebbero state protocollate e intercettate dal capogruppo o dal consigliere Pirot, perché ogni protocollo è a visione di tutti i protocolli, quindi avrebbe potuto vedere anche questo protocollo, quindi magari lo vede prima lui del sindaco, perché comunque la visione di tutti i protocolli è nella sua facoltà, e ovviamente questo è quanto. Io la risposta l'ho data, quindi dovreste dichiarare se siete soddisfatti, insoddisfatti o moderatamente soddisfatti. No, nel contenuto della risposta sì, soddisfatto, nel senso che sono state date le risposte alle domande. Rispetto all'ANAC, siccome mi era già capitato altre volte di essermi perso alcuni passaggi, e loro ho chiesto esplicitamente perché appunto non ero sicurissimo, visto che faccio fatica a venire sabato mattina a volte, e infatti non ho intercettato la rettifica del 22 di ottobre perché non sono ancora riuscito a ripassare a vedere il protocollo, ero rimasto solo alla prima comunicazione. Rispetto a questo, rispetto alla questione del gestore precedente, seguirò appunto se ci saranno sviluppi. Sulla questione della Martesana ribadisco la mia continua posizione, avrò tempo probabilmente allora adesso con il signor Cavallini, visto che gli ho proposto di fare un dibattito pubblico. Si cercano disponibilità per il moderatore rispetto alla situazione, spero a questo punto, visto che abbiamo tempo fino a marzo del 2017 di farlo. E l'ultima cosa, siamo consapevoli che la gestione ormai è solo bar, perché in effetti è stato smontato il primissimo appalto ed è proprio su questo che abbiamo continuamente insistito, perché si sta facendo una gestione a cui avrebbero potuto partecipare anche altre persone, e invece all'inizio era complessiva sia del discorso pasti anziani e anche del tutto della parte relativa agli altri servizi. Comunque rispetto alla risposta sono soddisfatto, segnalo che mi sembra dalla comunicazione
di Martesana Gestioni che sottolineano però ancora la grossa difficoltà economica della gestione, quindi mi auguro per loro che riescano ad arrivare a marzo del 2017. Ce lo auguriamo anche noi e ovviamente noi, il nostro focus è su altre problematiche, vorremmo fare assemblee pubbliche per altri problemi magari che ci toccano un po' di più sulla gestione economica o voglio dire commerciale. Mi sembra che gli ultimi 10 anni, correggetemi se sbaglio, sia stato un bar come tutti gli altri, però non lo so se ho visto qualche cosa di diverso. Ok, quindi era un bar come tutti, che cosa era negli ultimi 10 anni? Ditemi voi che cosa è stato negli ultimi 10 anni. Aveva le slot machine, pure. Aveva pure le slot machine. Infatti dovrebbe essere un bar, secondo me. L'appalto appunto sul negli ultimi 10 anni mi sembra che abbia fatto di tutto e di più, fuorché sociale, punto. Okay. Ma era stato fatto così la concessione, è questo che è la diversità, no? Senza, poi sono arrivati. Va bene, ok. Io direi che la risposta è stata data, la controreplica è stata effettuata, vorremmo occuparci anche d'altro, visto che siamo arrivati all'ottava interpellanza in qualche mese, non c'è l'8 senza il 9, aspettiamo anche la nona e la decima. Va bene, il punto 5 all'ordine del giorno, interpellanza ex articolo 43 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, richiesta e risposta a scritta lettura nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, convenzione, fondazione e scuola dell'infanzia Don Gaetano Annoni e gestione del servizio pasti per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Ancora prego il gruppo Uniti per Unire di leggere l'interpellanza. Sottoscritti consiglieri comunali, sempre premesso che esiste in canonica DAD la Fondazione Scuola dell'Infanzia Don Gaetano Annoni, che gestisce la locale Scuola dell'Infanzia, unica sul territorio comunale. Premesso che nel corso degli anni tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno stipulato idonee convenzioni per il sostegno economico del servizio di Scuola dell'Infanzia, con la finalità di calmierare le rette applicate alle famiglie dei bambini frequentanti, premesso che il 31 dicembre 2016 avrà scadenza l'attuale convenzione di durata 6 anni stipulata dalla precedente amministrazione e che sempre il 31 dicembre scade anche la convenzione di concessione di 6 anni del servizio mensa scolastica alla Fondazione Don Annoni, premesso che è stata costituita da questa amministrazione comunale una commissione per la definizione dei rapporti con la Fondazione, commissione che da mesi non viene convocata, perlomeno dalla nomina del nuovo CDA della Fondazione, anche se adesso alcuni partecipanti hanno chiesto la convocazione. Premesso che la Giunta Comunale in data 10 ottobre 2016 ha assunto la delibera 87, indirizzo operativo in ordine al nuovo bando di concessione del servizio ristorazione scolastica e a domicilio per gli anziani. Dal 1 gennaio 2017 al 31/12/2021, dando criteri da rispettare per l'elaborazione del bando di gara, interpella il sindaco e l'assessore competente per conoscere, punto 1, quali siano le intenzioni dell'amministrazione comunale rispetto alla definizione di una nuova convenzione, il rinnovo della convenzione in essere o una sua rivisitazione completa. Punto 2, se i criteri inseriti nella delibera di giunta 87 del 2016 siano davvero perseguibili e corretti dal punto di vista sostanziale, considerato che non si fa cenno al servizio mensa per scuola secondaria di primo grado, però ho coscienza che probabilmente per la variazione degli orari scolastici che non comporteranno più il pomeriggio. Che non ci risulta che il cuoci pasta da installare, presso il refettorio sia compatibile con la normativa sanitaria vigente, considerati i vincoli che si hanno sulle cucine e riteniamo l'impossibilità di convivenza tra la zona cottura cibi e la zona consumo del pasto. In un altro criterio dato, chiediamo appunto se i criteri inseriti sono perseguibili, come quello che la decisione di demandare anche la gestione economica di incasso dei buoni pasto e di riscossione delle eventuali morosità alla ditta vincitrice, perché il timore è che possa creare casi di possibile sospensione del servizio
per accumulo arretrati anche per famiglie in difficoltà economiche con progetti personalizzati garantiti dal servizio sociale. E poi l'ultima, sempre su una specifica data dall'amministrazione, visto che si chiede di fare una gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, però si mette, fatto 100 l'offerta, il 70% deve basarsi sul prezzo e il 30% sul progetto di gestione. Con le indicazioni dell'amministrazione, secondo noi troppo sbilanciate sul prezzo, se non sia effettivamente una gara al massimo ribasso mascherata invece che economicamente più vantaggiosa e con scarse garanzie di qualità per l'erogazione del servizio per i nostri bambini e i nostri anziani, considerato anche che il 30% progettuale viene valutato solo sulla base di offerta gratuita di pasti per i meno abbienti. Risponde l'assessore Crespi. Allora, a seguito della vostra interpellanza è arrivata la richiesta di convocazione della Commissione e la Commissione sarà convocata mercoledì 2 novembre alle ore 18. Nonostante la Commissione non sia stata più convocata dalla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, durante i vari consigli comunali che ci sono tutti i mesi vi abbiamo comunque tenuto al corrente di quelli che erano gli sviluppi della questione scuola materna, tant'è vero che nel consiglio comunale di agosto, durante proprio la questione del piano scuola, vi avevamo già accennato alla rinegoziazione del mutuo e anche all'intenzione dell'amministrazione di scorporare quello che è la mensa della scuola dell'infanzia da quello che è la mensa della scuola primaria. Allora, della scuola secondaria non si fa cenno perché quest'anno la terza media è l'ultima classe che segue l'orario del pomeriggio e quindi poi dall'anno prossimo tutte le classi andranno a scuola fino alle 2 e quindi della scuola media non ci sarà più nessuno. Tra l'altro anche quest'anno sono 4-5 bambini, ragazzini, quindi sono veramente un numero esiguo. Comunque lo garantiamo il servizio per quest'anno. Quindi vi abbiamo comunque tenuto informato su questa cosa. Vorrei ricordare che l'amministrazione precedente non ha seguito questo tipo di criterio con chi allora era in minoranza, perché il Consiglio Comunale non ha mai visto i disegni dell'ampliamento della scuola dell'infanzia, ampliamento da cui derivano tutte le difficoltà della scuola materna, perché si era detto che era una fondazione di diritto privato e quindi potevano fare quello che volevano. Sta di fatto che poi i soldi che l'amministrazione ha messo dentro a fronte di questo ampliamento sono stati notevoli, perché qui ci sono le delibere, ci sono stati ben 2 contributi straordinari prima della stipula di questa nuova convenzione che appunto ha avuto la durata di 6 anni. C'è stato un contributo straordinario di 30.000 euro deciso con delibera di giunta il 18 maggio del 2009, dietro richiesta della scuola dell'infanzia, per lavori di ristrutturazione e ampliamento, aumento delle spese e aumento del numero dei bambini. Poi c'è stato un ulteriore contributo straordinario, sempre con delibera di giunta, del 26/7/2011, di altri 30.000 euro, per spese di investimento sostenute per la costruzione della mensa. Allora, la mensa che è stata fatta alla scuola dell'infanzia è servita in questi anni per preparare i pasti della scuola primaria, della scuola secondaria e della scuola dell'infanzia. Sta di fatto che comunque nulla di quella cucina o di quelle attrezzature sono comunque, nonostante il contributo, di men che minima proprietà del comune di Canonica d'Adda. Tant'è vero che adesso che ci troviamo in fase di
appalto, di nuovo appalto per la mensa, chi subentrerà all'attuale gestore, che è la scuola materna, perché per noi è la scuola materna, dovrà acquistarsi tutte le attrezzature, perché nonostante l'amministrazione abbia contribuito con 30.000 euro prima per l'ampliamento e 30.000 euro poi per l'attrezzatura della cucina, nulla appartiene al comune di Canonica. E bene, non è ancora definito quanto appartenga effettivamente alla scuola dell'infanzia e quanto appartenga alla ditta a cui è stato subappaltato il servizio. Allora, il costo del pasto che la scuola dell'infanzia paga alla SIR è di 3,22 euro più IVA, che è l'IVA al 4%. Questo è il costo effettivo del pasto. Il costo di un pasto fatturato al comune di Canonica è di 4,49 euro rotti più IVA. Ok, quindi vuol dire che il comune di Canonica d'Adda, per ogni pasto che il bambino consuma, paga un ulteriore contributo alla scuola dell'infanzia. Quindi è un contributo di fatto camuffato all'interno del costo del buono pasto. Perché a questo punto, allora, noi abbiamo ridotto di un euro il costo delle famiglie, però da un anno e mezzo a questa parte stiamo comunque pagando quasi 5 euro ogni pasto. L'affidamento della mensa. Allora, è stata fatta una delibera di consiglio comunale, quindi non è stata fatta gara, non è stato fatto niente, è stato fatto un affidamento diretto tramite convenzione il 29 novembre del 2010 e poi la Giunta ha, diciamo così, ha dato seguito alla delibera del Consiglio Comunale con la delibera del 22/12/2010. Peccato che però, siccome era prevista una fideiussione sulla mensa, quindi una forma assicurativa che poteva essere fatta tramite fideiussione, il 18 maggio del 2011, quindi 5 mesi dopo, la scuola materna ha chiesto e ottenuto la possibilità di andare in subappalto, perché non aveva la possibilità di pagare questa assicurazione che il comune chiedeva. Quindi direi che questo affidamento della mensa unito all'ampliamento è stato soltanto un grandissimo pasticcio, tenendo presente che in ogni caso il pasto, che anche preparato dall'altra parte della strada, per l'ASL è considerato a tutti gli effetti un pasto trasportato, e di fatto è così, perché le problematiche che la commissione mensa, i genitori, gli insegnanti rilevano rispetto ad alcune cose sulla qualità del pasto sono legate non tanto a una incapacità di chi lo cucina, perché non è questo il problema, e non è neanche legato al problema della materia prima, è proprio legato al problema del trasporto. Perché se io cuocio la pasta e poi gli metto il coperchio sopra e si forma dentro la condensa, è chiaro che se lo mangio dall'altra parte della strada la pasta è bagnata. Questa cosa del cuocipasta ci è stata suggerita direttamente dalla ditta, quindi non è che ce la siamo inventata. Quindi ovviare questo tipo di problematica legata al pasto trasportato mettendo un cuocipasta. Il dove, come, che tipo di lavori ci saranno da fare, la ditta che è interessata, che farà pervenire la sua manifestazione di interesse, dovrà obbligatoriamente fare un sopralluogo per prendere visione di quello che sono i locali, di quelle che sono le attrezzature che sono necessarie per il locale, e quindi solo dopo farà il suo tipo di offerta. Cioè, non è che l'offerta è al massimo ribasso, l'offerta viene valutata sul costo del pasto, ma anche su altri parametri che vengono dati. Questione del pagamento. Allora, ormai sono tantissimi
le amministrazioni che danno in concessione la mensa, Cassano, Trezzo per esempio. Questa concessione praticamente comporta che, allora, innanzitutto non c'è più il lavoro da parte degli uffici comunali che devono stampare i buoni, contare i buoni, eccetera. Diventa tutto più veloce anche sia per gli insegnanti che per i genitori a casa, perché vedremo di evitare la questione del tagliandino e quindi ci sarà un codice a barre, una ricarica, diciamo, elettronica di quello che è il buono pasto. E già adesso i bambini, le famiglie che non hanno saldato il precedente debito non possono iscrivere i figli alla mensa. Cioè, non è che è una cosa che si verificherà adesso, già adesso non possono iscriverli. Perché la mensa a canonica non è obbligatoria. Noi non abbiamo un orario su 40 ore, noi abbiamo un orario su 30 ore, più la mensa, che se voglio scelgo e se non voglio non scelgo. Quindi, se la famiglia non ha la possibilità di pagare il buono pasto, allora o ci sono delle motivazioni sociali e allora ok, viene e si fa un tipo di progetto con l'assistente sociale, cioè si verificano determinate condizioni. Ma se la mamma non lavora, cioè può portare a casa il bambino dalla mensa e riportarlo alle due. Non c'è nessunissimo problema, non esiste l'obbligo di rimanere alla mensa. Quindi questo problema del pagamento è un falso problema, perché già adesso funziona così. Non viene iscritto chi l'anno precedente non ha saldato tutto quanto dovuto. Volevo solo integrare due cose, no? Perché veniva qui leggendo, e una gara al massimo ribasso mascherata. Innanzitutto noi la gara la facciamo e non facciamo un affidamento diretto, e semmai io dico che era il contributo mascherato prima sotto forma di un buono pasto che il comune pagava 5, perché mi sembra 5 non 4,50 contro i 3,22 poi dal punto di vista tecnico, ripeto, anche qui ci saranno i tecnici che valuteranno dell'ASL, dell'ufficio tecnico, di quello che sarà, ma questo suggerimento ci è venuto addirittura da chi gestisce in questo momento, perché comunque dice: pur vero che la cucina della scuola materna è una bella cucina attrezzata finché si vuole, ma è una piccola cucina per il taglio, perché sono aumentati comunque i bambini delle 180-190 più 100-110, lui stesso che gestisce, la ditta che gestisce, non ce la facciamo più a cucinare tutti quei pasti. Quindi il suggerimento, visto che la problematica era portati di qui dalla strada, si cuoce, no? Il fatto del cuocipasta, che è tecnicamente fattibile in altri centri di cottura, eviterebbe il problema dei primi, perché gli altri vengono comunque trasportati. La responsabilità sarà di chi vincerà l'appalto e di chi gestirà. Non mi sembra che sia una cosa fantascientifica, se non nell'andare nel miglioramento della gestione. Ha già detto l'assessore, per continuare, comunque il lavoro che viene evitato, stampa il biglietto, non c'è il biglietto, che è un lavoro che la bibliotecaria, che è lì a fare questi lavori periodicamente, potrebbe dedicarsi ad altro, liberando delle risorse. Sulla concessione pure, ci sono comuni come Cassano, come che hanno fatto questa scelta, e Cassano è qui a 10 km, così come Trezzo, ma migliaia di altri comuni, e non penso, perché a livello sociale ci siamo più di quanto pensiate o diciate o abbiate fatto, purtroppo, perché qui ci sono anche i numeri, perché ci sono qui i casi sociali, quindi sappiamo come affrontare e che cosa, che risposte dare. In questo caso la concessione di una mensa va nel miglioramento del servizio, poi saremo capaci di migliorarlo di e soprattutto, se possibile, un miglioramento del servizio e un contenimento. Per carità, uno dice è tanto o è poco, ci siamo basati su un valore medio di un prezzo di mercato o già acquisito da questi comuni, perché il 4,50 non viene fuori dal nulla, che è un euro in più rispetto al 3,30
che c'è adesso, ovviamente su quello ci sarà l'offerta, ci sarà questo schema, e abbiamo già puntato anche sul sociale, perché il fatto di mettere comunque a bando che comunque una quota parte venga destinata, quanti buoni pasto mi offri gratis, che ovviamente l'amministrazione in accordo con l'ufficio dell'assistente sociale e con i casi sociali destinerà a queste persone, così come destinerà ad altre persone, perché abbiamo inserito anche il bando per gli adulti e per gli anziani, e quello fa parte, mi sembra che già dentro il bando ci siano comunque una traccia di venire incontro alle problematiche delle persone, delle famiglie in difficoltà, ma togliendo un lavoro che è ripetitivo e che non è senz'altro soddisfacente per quanto riguarda la bibliotecaria e gli uffici comunali, e dando questo punto in concessione. Poi si sa come, facendo le gare, quali sono i rischi, perché poi se vince la società che non dà il servizio che tu hai sperato, e l'amministrazione su questo si assumerà le responsabilità e purtroppo ne pagherà le conseguenze. Noi siamo fiduciosi in questo e contiamo comunque di arrivare a questo affidamento entro la fine dell'anno, in modo che alla scadenza naturale e della convenzione della scuola materna e agganciata della gestione della mensa si possa arrivare ad una nuova gestione. Sulla scuola materna e sulla convenzione della scuola materna ci stiamo lavorando anche su questo. Gruppo di lavoro verrà convocato e informato, avete chiesto non nell'interpellanza ma in un protocollo che è arrivato da parte del consigliere Ciocca, di capire che cosa è successo con la rinegoziazione dei mutui. Verrà la Presidente che illustrerà carte e conti alla mano qual è stata la convenienza di questa operazione per l'ente scuola materna, la Fondazione Scuola Materna, e indirettamente comunque per l'amministrazione comunale, che dovrà redigere la nuova convenzione. Ovviamente sappiamo quali sono comunque i contributi e studieremo una formula per garantire comunque una sussistenza e una sussidiarietà di questa scuola materna, e l'abbiamo già scritto in una lettera, fatto in maniera molto trasparente a carte scoperte. Da una parte c'è una gara e dall'altro ci siederemo e capiremo quali saranno le esigenze alla luce del lavoro di snellimento di oneri finanziari che è stato fatto ed è iniziato in passato all'inizio del mio insediamento. Vedo che dal pubblico c'è l'ex presidente e membro dell'attuale CDA, anche Giorgio Besana, era venuto con me, eravamo andati insieme alla BCC, e questo lavoro è stato iniziato e portato poi a termine, ed è meglio che sia andata così, perché quei chiari di luna che ci sono anche tra banche eccetera eccetera, probabilmente questa è stata un'operazione chiusa in tempo, ecco, non dico altro a questo. Quindi io penso di aver aggiunto questa cosa. Non posso non dichiararmi soddisfatto, perché ho ricevuto più risposte delle domande che ho fatto. Stranamente la modalità di quando faccio le interpellanze io è che non si dice quasi niente, o che si dice anche quello che non si chiede. Però, anche perché sono tutte questioni, quelle che ha ripercorso l'assessore Crespi, di cui ero perfetta conoscenza, e anche rispetto al costo del pasto maggiorato non abbiamo mai nascosto, anzi nelle ultime interpellanze fatte in questo Consiglio Comunale sul discorso della Convenzione della Scuola dell'Infanzia abbiamo proprio detto esplicitamente: guardate che comunque, se andate a rivedere l'appalto della mensa, dovete tenere conto che quei soldi che arrivavano con i pasti dovete valutare la possibilità di farli arrivare in altro modo, o magari comunque di sapere che c'è anche questa cosa. Quindi l'impostazione del passato era a conoscenza di tutti, non è stato nascosto nulla. Io ribadisco che la richiesta, o meglio l'interpellanza, è stata fatta chiedendo se erano perseguibili e corretti dal punto di vista sostanziale le cose che avete messo nella delibera di giunta. Bastava una risposta a questa domanda, nessuno sta dicendo altro. La vostra capacità è sempre quella. A volte è vero, ci sta, ma sono cosciente anch'io quando faccio le domande di cui so già la risposta
che poi me ne arriveranno anche altre. In questo caso, avendo visto solo la delibera di indirizzo, con scritto che si basava su una mail del sindaco e non avendone ancora visto la determina di gara, abbiamo fatto presente questa cosa. Per me rimangono tre fatti. La questione della cuoci pasta, benissimo che ve l'abbiano suggerita loro, però scritta così appunto solo sulla delibera sembrava come se si dicesse basta mettere il cuocipasta. Non è così, perché bisogna fare tutta un'altra serie di lavori e voi mi state dicendo che verranno messi a gara e va bene. La questione dell'incasso dei buoni pasto, sono cosciente anch'io che non facevamo iscrivere le persone che non erano in regola, però queste cose succedono magari in corso d'anno. L'unica cosa che ho chiesto era di valutare l'opportunità di farlo, o perlomeno di avere un'attenzione ai casi sociali. Rispetto alla questione della gara economicamente più vantaggiosa, qualche dubbio io ce l'ho ancora, perché sempre prendendo a riferimento la delibera e non ancora la determina di gara, solitamente le gare economicamente più vantaggiose si fanno 70-30 o 60-40, ma dove il 70 è il progetto e il 30 è il prezzo. Voi avete fatto il 70 al prezzo e il 30 al progetto. Per quello che io dico, se una gara economicamente più vantaggiosa, la cosa principale rimane comunque la parte economica, a mio modo di vedere è una gara, un tentativo di gara al massimo ribasso con qualcosina di progettuale. Comunque ribadisco, soddisfatto della risposta, mi riservo di vedere la determina di gara per capire effettivamente che cosa è stato inserito. Io ringrazio, perché poi dopo l'interpellanza dovrebbe dichiararsi, per fortuna siete soddisfatti con il... Va bene, io dico, se un consiglio comunale deve discutere del cuocipasta della mensa o se deve occuparsi d'altro. Cioè, questo va bene, comunque la risposta è arrivata, quindi abbiamo chiuso anche il cuocipasta, l'interpellanza sul cuocipasta, la chiameremo così per battezzarla, no? L'interpellanza sul cuocipasta, e abbiamo chiuso. Allora mi sembrava doveroso fare un po' l'excursus di tutto quello che era accaduto anche riguardo la mensa, anche perché comunque se l'amministrazione deciderà di dare un contributo di questo, diciamo così, buono contributo pasto camuffato dentro nel pasto. Allora, adesso noi stiamo pagando l'euro perché abbiamo abbassato il costo del buono pasto per le famiglie. Però dal 2011 fino al 2014 questo contributo camuffato non l'ha pagato solo l'amministrazione, l'hanno pagato le famiglie dei bambini delle elementari. Quindi, cioè, non dimentichiamoci di questa cosa, che non è che tutti i soldi ce li ha messi il comune, ce li hanno messi anche i genitori. E genitori, possiamo dire che sono tra i primi azionisti di questa, perché i genitori della scuola materna pagano una retta. Quindi i genitori delle elementari davano con il loro buono pasto un contributo di solidarietà alla scuola materna, peccato che però nessuno gliel'avesse detto. Quindi anche questa è trasparenza. Posso, direi... anche i 60 centesimi del parcheggio potrebbero diventare una cosa massima. Va bene, ok. Va bene, quello lo paga se lo utilizza, e se non lo utilizza non lo paga, quindi torniamo su quello, è un servizio a domanda individuale. Ok, allora a questo punto dichiarerei chiuso il punto 5 all'ordine del giorno. Il punto 6 all'ordine del giorno, articolo 175, numero 18 agosto 2000, numero 267, variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, quindi è la variazione al bilancio che vado a elencare in maniera sintetica, e c'è un capitolo in cui si è tolto dal fondo pluriennale vincolato 2913 una sistemazione tecnica ai fini del patto e del bilancio pluriennale 2017-2018, poi un'altra variazione che abbiamo inserito
un'imposta di pubblicità sulle colonnine delle auto elettriche per un 4.000 euro in entrata, l'ho detto prima nelle comunicazioni, verranno installate due colonnine elettriche e come avevo detto queste colonnine saranno pagate con la raccolta della pubblicità. Si è già fatto in altri comuni dell'isola come a Prasezzo, Dalmine, Osio, Carvico eccetera eccetera con questo progetto dell'Agenda 21. Noi, siccome siamo fuori da questo progetto dell'Agenda 21, abbiamo comunque fatto tesoro del modus operandi, installeremo le colonnine e la raccolta di pubblicità andrà a pagare le colonnine, così come si è fatto appunto da questa parte. Quindi ci sarà un capitolo in uscita e un capitolo in entrata. Contributi dello Stato, abbiamo avuto altri contributi dello Stato, un incremento di 3.000 euro da 10.000 a 13.000, che è la quota assegnata per la lotta all'evasione fiscale, quindi su questo c'è da dare adito all'ufficio ragioneria su questo lavoro fatto che ha generato questo incasso maggiorato. Poi c'è il recupero della quota parte di mensa delle scuole elementari e la maggiore entrata nel capitolo di spesa 37-20, abbiamo da 85 a 94, sono quindi più 9.000 euro di entrate, e poi il rimborso spese per consultazioni elettorali a carico di terzi, e ci sarà un'entrata e un'uscita da 14.000 a 17.000, che sarà poi il discorso del referendum. La convenzione di segreteria, abbiamo avuto un'economia di 3.000 euro, quindi ridotto da 8.000 a 5.000, abbiamo reinvestito questa economia spostandolo dalla convenzione di segreteria alla reggenza della segreteria per 3.000 euro in uscita, adesso sto citando le uscite. L'IRA per la gestione economica, un aggiustamento di 250 euro in uscita, gli incarichi professionali esterni di 2.000 euro da 11.000 a 13.000, le spese per consultazioni elettorali sono quei 3.000 che abbiamo in entrata che tornano in uscita, poi il discorso dell'aggiudicazione della concessione dei parcheggi che abbiamo praticamente un 3.000 euro rimborso spese al concessionario per supporto rilevazioni verbali e questo fa parte della concessione. Abbiamo un 3.000 euro in meno sulla manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica, economia, abbiamo avuto una economia su questo capitolo e poi rimborso spese, gestione mensa scuole elementari, l'ho già detto, quindi abbiamo un'uscita da 100 a 120, c'è un'entrata che viene ad integrazione per la proiezione delle spese di fine anno, anche perché avendo previsto un bando con l'inizio dell'anno scolastico, il bando è in essere adesso, quindi ci sono i 3 mesi della vecchia gestione che comunque andrà alla naturale scadenza. Poi altri il canone di esternalizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione 110 a 114, e qui finanzieremo anche altre opere di illuminazione pubblica e anche le colonnine elettriche che metteremo e basta. E poi c'è poche altre uscite. Alla fine il totale delle entrate 24.951, maggiori entrate per 24.951, maggiori uscite per 24.951, differenza zero. Queste sono le variazioni di bilancio presentate in questa seduta. Osservazioni? Nessuna osservazione. Quindi mettiamo ai voti il punto 5 all'ordine del giorno, che è la variazione di bilancio di previsione finanziario 2016 e 2017.
18, il punto 6 è l'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene. Allora, segni gli astenuti e per differenza ci sono i favorevoli. Gli astenuti, Cereda Pietro, Pirotta Graziano e Ciocca Matteo e Amanda Pirovano. Votiamo per l'immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, all'unanimità, va bene, all'unanimità, quindi per l'immediata esecutività. Gli astenuti sono Teresa Pirotta, Amanda Pirovano, Graziano Pirotta. Quindi abbiamo favorevoli il gruppo di maggioranza, unicamente poi più la Pirotta. Come astenuti, consigliere Ciocca, Graziano Pirotta. Attenzione alle omonimie, perché abbiamo in maggioranza un altro Ciocca e quindi Amanda Pirovano. Ok, quindi abbiamo votato all'unanimità per l'immediata esecutività del provvedimento. Il punto 7 all'ordine del giorno, presa d'atto delle modifiche al regolamento delle prestazioni sociali agevolate approvate dall'Assemblea dei Sindaci nell'ambito Treviglio in data 11/10/2016, relaziona l'assessore Crespi. All'incirca un anno fa in Consiglio Comunale avevamo adottato il nuovo regolamento dell'ambito di Treviglio sulle prestazioni sociali agevolate. Come Assemblea dei Sindaci ci eravamo dati tempo un anno per verificare eventuali correzioni da fare all'interno del regolamento, se ce ne fosse stato bisogno. E a distanza di un anno siamo qui ad apportare proprio queste modifiche, a proporre all'approvazione dei consigli comunali le modifiche che come Assemblea dei Sindaci abbiamo approvato l'11 di ottobre. Allora, le modifiche riguardano l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 9 del titolo secondo e è stata modificata la scheda numero 19 e sono state inserite ex novo due schede, la scheda 20 e la scheda 26. Allora, per quanto riguarda l'articolo 7, comma 2 del titolo secondo, è stata inserita la dicitura, praticamente dice: criteri di compartecipazione al costo sono definiti dal DPCM 5 dicembre 2013 numero 159 e abbiamo inserito e successive modifiche e integrazioni, perché altrimenti ogni volta che cambia la legge dobbiamo passare in Consiglio Comunale per cambiare il regolamento, quindi abbiamo adottato questa dicitura per evitare ulteriori passaggi se cambiano le normative. Poi all'articolo 8, comma 1, è stata sostituita la parola costo a carico dell'utente con compartecipazione dell'utente. E anche qui invece che praticamente la formula minimo massimo è stata sostituita con costo del servizio minimo e massimo. Quindi qui è proprio anche qui solo un cambio di dicitura. Nell'articolo 9 invece riguarda la validità dell'attestazione ISE. Allora tutti gli anni gli utenti che richiedono una diversificazione in base al proprio ISE del pagamento di questa compartecipazione devono presentare il nuovo ISE, ma presentarlo a gennaio comporta sempre alcune difficoltà, per cui abbiamo dato maggiore elasticità nella presentazione dell'attestazione ISE. Quindi potranno presentarlo anche con alcuni mesi di ritardo, quindi intorno a marzo, aprile-marzo, in modo tale che riescano a farselo preparare, perché in quel momento, in quel periodo, i sindacati sono oberati da tutti i 7.30, eccetera, eccetera, quindi diventa a volte difficile anche prenotare proprio un appuntamento. Fermo restando che il Comune
applicherà la quota di compartecipazione seguendo l'ISE che avevano dichiarato e farà poi i correttivi in base all'ISE nuovo. Naturalmente se sono cambiate delle situazioni sarà cura dell'utente presentare il prima possibile l'ISE modificato, però abbiamo comunque voluto dare questa elasticità proprio perché abbiamo visto che gli utenti avevano difficoltà a presentare l'ISE nei termini che avevamo stabilito nel regolamento. Poi la scheda numero 19. Allora, vado a cercarla. Che è stata modificata riguarda il contributo per l'integrazione diretta di servizi residenziali. Allora, all'articolo 19,5 erano elencate tutte le varie strutture di questi servizi residenziali. Allora, in pratica scompare l'elenco delle strutture e viene messa la dicitura ricovero in strutture residenziali per disabili, sollievo in strutture residenziali per disabili, in modo tale che possono essere ricomprese anche tutte quelle unità di offerta che non sono elencate, non erano presenti in elenco perché magari sono unità di offerta sperimentali. Poi è stata inserita la scheda 20 con partecipazione alle rette dei servizi dei servizi residenziali socioeducativi per minori a carattere di pronto intervento, comunità alloggio educativa, comunità alloggio psicoterapeutica. Ed è stata, allora questa scheda non era stata prevista nel precedente regolamento, quindi è stata inserita. Anche qui ci sono dei costi di compartecipazione per la famiglia, salvo quanto diversamente disposto dall'autorità giudiziaria. Poi è stata inserita la scheda 26, contributi per l'integrazione dirette per posti in nidi privati convenzionati con il pubblico. Questa scheda è stata inserita per poter comprendere la possibilità di attivare la misura nidi gratis di Regione Lombardia. Naturalmente questa misura nidi gratis è rivolta solo alle strutture convenzionate, quindi solo per quegli asili nido privati accreditati. Questa scheda pone anche le condizioni per un sostegno da parte dei comuni di quelle che sono le rette di accesso ai nidi da parte dei nuclei familiari. Quindi il comune può decidere di sostenere, e la misura varia da comune a comune, cioè ogni comune farà un po' i conti anche in base alle sue disponibilità di bilancio, può sostenere le famiglie con fragilità economica per l'inserimento dei bambini all'interno dei nidi. Allora, è vero che uno dice se mando il bambino al nido è perché lavoro, quindi si parla sempre di due stipendi, non è detto, nel senso che potrebbero esserci dei nuclei monoparentali o comunque delle situazioni dove magari la mamma deve inserire il bambino in quel momento perché in quel momento ha trovato lavoro ma fino al giorno prima non lavorava. Quindi comunque ci sono magari delle situazioni di fragilità e il comune in base alle sue disponibilità può decidere di dare questo tipo di contributo. Questi sono un po' le variazioni che sono state portate al regolamento, non sono delle variazioni sostanziali. Osservazioni? Posso? Non ho capito la scheda 20 perché o è rimasto dentro un refuso o non ho capito bene io, perché si dice viene integralmente inserita una nuova scheda relativa ai scheda 19, viene lasciata un'ampia eccezione a contributo per l'integrazione, però lei citava solo per il ricovero definitivo e sollievo, però qua c'è al 19.5 c'è ancora, ci sono ancora 6 punti. Sono state aggiunte
Allora, è stato tolto l'elenco delle strutture, perché prima nel regolamento precedente c'era specificato quali erano le strutture. I cognomi delle strutture. Esatto, invece in questo modo praticamente abbiamo non voluto escludere nessuna unità d'offerta. E invece sulla scheda 26, leggendo anche la specifica davanti, non ho capito, c'è l'intenzione da parte dell'ufficio di piano di fare una convenzione d'abito per i nidi, allora, poi i comuni si agganciano a questo. Esatto, perché praticamente i sindaci hanno chiesto all'ufficio di piano di stendere un'unica convenzione, perché altrimenti ogni comune dovrebbe fare con il nido privato accreditato, dovrebbe fare una convenzione, invece in questo modo facciamo una convenzione d'ambito che tutti utilizziamo. Poi invece per quanto riguarda la parte di compartecipazione che il comune vuole mettere, quello dovrà fare i conti con quello che sono le sue disponibilità di bilancio. Sì. Osservazioni? Non ci sono altre osservazioni, quindi mettiamo ai voti il punto 7, l'ordine del giorno, presa d'atto delle modifiche al regolamento delle prestazioni sociali agevolate approvate dall'Assemblea dei Sindaci nell'ambito di Treviglio in data 11/10/2016. Chi è favorevole alzi la mano, e quindi all'unanimità. Dobbiamo votare per l'immediata esecutività, vediamo se sulla delibera c'è scritto. Se c'è scritto sulla delibera, segretario, dobbiamo votare per l'immediata esecutività. Allora, vediamo, per l'immediata esecutività del provvedimento, chi è favorevole alzi la mano. Quindi pari esito. Pari esito, va bene. Allora, ringraziamo gli intervenuti e diamo appuntamento per il prossimo Consiglio Comunale, venerdì 25 novembre, in apertura alle 20.30 e alle 21 inizio della trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno. Ringraziamo e buon weekend. Una cosa, forse sul 4 novembre ci sarà una manifestazione organizzata con le scuole, e comunque celebreremo il 4 novembre, venerdì 4 novembre. Quindi grazie e arrivederci. Posso? Prego. Domani c'è la benedizione della nuova sede degli Alpini, messa con coro alpino alle 6 e a seguire benedizione e rinfresco. Visita rinfresco. Quindi chi vuole venire, va bene, ben venga. Ok, grazie e arrivederci.